e di mandare una parte di quello che risparmieremo sui conti, aumentando ciò che i carabinieri Bersani, fai schifo, ti uccido, fammelo uccidere quello lì, fammelo uccidere, sembra con Berlusconi, perché non l'ha morto lui, perché siamo in sala, grazie, sembra con Berlusconi, per una scopata di merda, per una scopata che si è fatta, l'hanno giudicato, noi vinciamo, di merda tutti voi, merda, tutti venduti, comunisti di merda. Fatelo vedere! Berlusconi, vergognatevi! È una scopata di merda! Una parlano, guarda i pescano, guarda quante televisioni corrono, guarda! Tutti corrono! Appena si parla un po' male di Berlusconi! Fate schifo anche voi! Qui c'è libertà, non è una fan di nessuno, ha capito, noi rispettiamo i vostri congressi, signora, ma era con voi, la signora è per Berlusconi, non era per Berlusconi, ha parlato male di Berlusconi, e lei l'ho vista bene, siete bugiardi, ma dava del comunista di merda quell'altro, ha parlato male di Berlusconi, ha parlato, signora. Per questo l'abbiamo messa fuori, l'ho messa fuori io, perché noi non andiamo nei vostri congressi a mancare di rispetto, invece loro sì, loro sempre vengono nei nostri congressi a mancare di rispetto, quelli di sinistra o quelli anti-berlusconiani. Non è una berlusconiana. Faccio vedere le immagini. Allora diceva molti merda, Bersani merda. È una bugiarda, perché ha detto, è un'infiltrata. Ha parlato male di Berlusconi, ha detto tante parolacce. Cos'è successo? Stabiliamo un attimo. Non lo so, niente. Una signora che se l'ha presa col signore, col primo che tirava, poi è tornata dentro, ha alzato un po' la voce e l'hanno sbattuta fuori come comunista. È lei fascista, non io. Giù le mani. Io non sono fascista. Ma lei ha appena detto che gli alzate lo stipendio, poi ve la prendete con loro. Ecco, appunto. Voglio uscire, tranquillo. Ma che è successo? È la terza. Riprendendo. Ma se andiamo avanti così si svuota la sala. Ho fatto una domanda, sentite voi in Italia e mi hanno assalita, vergognatevi! Signora! Stato di polizia! Non offende la polizia, capito? Stato di polizia! Signora, ma che signora, signora, perché la sbattono fuori? Mette le mani addosso, perché ho chiesto se chiudevano Equitalia, che mi ha distrutto a me. Ha capito? Si vergognassero, dai!